Io in questo momento so che c'ho un giocatore che Melchiori, che ha impattato tre gare veramente in maniera importante. Pippo è rientrato dopo l'infortunio di Cittadella, è rientrato bene perché comunque ha fatto dei gol, anche se io lo sapete. Voglio e pretendo molto di più da lui perché lo può dare. Per me avere giocatori che stanno bene non è altro che il massimo per un allenatore. Vi ho sempre detto, problemi di scelte, preferisco avere scelte che mi mettano in difficoltà che scelte che non mi. Quando un allenatore è così convinto e tranquillo della formazione, è segno che c'è qualcosa che non va. Io se avessi giocatori esclusi contenti, mi incazzerei io, scusate la parola, perché chi sta fuori non deve essere contento, va bene, detto questo, io cerco di fondare il mio rapporto con i miei atleti di lealtà e di sempre coerenza, quindi non giro mai lo sguardo davanti a qualsiasi iniziativa che prendo io, quindi secondo me io posso sbagliare perché cerco di sbagliare il meno possibile, però rimango sempre a testa alta davanti a qualsiasi scelta che faccio. Nel calcio non bisogna mai mollare niente, quindi anzi, bisogna sfruttare questi momenti perché però adesso siamo subito alle porte con un'altra gara e quindi quello che è stato fatto è già passato. C'è da guardare a Crotone, una partita difficilissima in un ambiente difficile dove c'è una squadra che sono anni che fanno dei miracoli e questo perché hanno uno spirito di squadra, di gruppo, dove viene fatto un calcio sfrizzante, sempre a viso aperto, quindi dovremo andare a prepararci molto molto bene per questa gara e dimenticare velocemente quello che è stato il weekend scorso.